5 agosto 2020. Ciao Mariam. Ciao Padre Livio, saluto tutti i radioascoltatori di Radio Maria e oggi come ogni 25, oggi 25 di agosto, la Madonna ci ha dato il seguente messaggio. Cari figli, questo è tempo di grazia, sono con voi e vi invito di nuovo figlioli, ritornate a Dio e alla preghiera affinché la preghiera diventi gioia per voi. Figlioli, non avrete né futuro né pace finché nella vostra vita comincerete a vivere la connessione personale ed il cambiamento nel bene. Il male cesserà e la pace regnerà nei vostri cuori e nel mondo. Perciò, figlioli, pregate, pregate, pregate. Sono con voi. Intercedo presso mio figlio Gesù per ciascuno di voi. Grazie perché avete risposto alla mia chiamata. La Madonna, Gospa na mi dala u porku, kao svakog 25. mjesecu i danas nam je dala. Draga djeco, ovo je vrijeme milosti. S vama sam iznova vas pozivam, dječice, vratite se Bogu i molitvi. Dok vam molitva ne bude radost. Dječice, nemate budućnosti ni mira sve dok vaš život ne počne osobnim obraćanjem, promjenom u dobru. Zlo će prestati i mir će zavladati u vašim srcima i u svijetu. Zato, dječice, molite, molite, molite. S vama sam i zagovaram pred mojim sinom Isusom za svakog od vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. Maria, Eccoci, Padre Livio. sì, cioè colpisce molto l'apertura di questo messaggio perché la Madonna dice a noi che siamo preoccupati e abbiamo tante paure, la Madonna dice questo è tempo di grazia. Cosa vuol dire? Sì, è una cosa un po'. Noi nel panico, nel virus, non vediamo futuro e la Madonna dice: è tempo di grazia, tempo di conversione, tempo di ricominciare. Come la Madonna dice: sono con voi e di nuovo vi invito a apritevi, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera e che la preghiera diventa gioia. Per dire, la Madonna legge il nostro cuore, lei sa molto bene le nostre esperienze, le nostre come si chiamano, ansie. E la Madonna dice: ritornate alla preghiera, ritornate a Dio finché non ritorniamo alla gioia, gioia di essere con Dio, gioia anche di vedere, perché io dico una persona che crede, una persona positiva e noi dobbiamo diventare questa gioia, la positività. Ma dove troviamo questa, come si chiama, forza? In Dio. Perché se abbiamo Dio abbiamo tutto, abbiamo bene nel nostro cuore e vediamo bene nel prossimo. Io credo profondamente così, perché una persona che mette Dio nel primo posto, che decide di convertirsi, perché conversione è una vita. Significa io nella mia vita ho deciso di cambiare la mia vita in bene e questo è bene che Dio ci vuole perché Dio è estremo bene per noi, perché Dio ci ha creato, ci ha dato vita eterna con la sua morte e questa è la cosa bellissima. Per questo essere consapevoli, credo, di questo tempo di grazia è già la grazia, perché consapevolezza che siamo scelti, che siamo figli di Dio, che siamo invitati alla gioia nel questo tempo confusionale, nel questo tempo dove io dico questa situazione di pandemia ci sta togliendo la gioia di vivere. La Madonna ci chiama di essere la gioia per altri, anche per noi. Io meno la capisco così ogni giorno,
Poi dobbiamo lavorare su noi stessi. Certo, Maria, però mi sembra che con questo sono con voi che dice fin dall'inizio, in genere lo dice alla fine, stavolta lo dice fin dall'inizio, sono con voi. Mi pare che la Madonna voglia dire che noi non sempre pensiamo a questa immensa grazia che ogni giorno si apre il cielo e la Regina scende dal cielo sulla terra. Ci porta il cielo sulla terra, ci porta la sua pace e ci porta la sua parola. Cioè, non c'è questa forse consapevolezza di questa grazia della nostra generazione che già per 40 anni ha queste apparizioni quotidiane della Madonna. Sì, questa è la bellezza, ma non soltanto che stiamo vivendo davvero nel tempo di grazie, anche nel momento nei tempi di prove grandi. Io mi ricordo, noi quando la Madonna è apparsa c'era ideologia di comunismo. Oggi ci sono altre ideologie che vogliono inculcarci dentro la testa e vogliono metterci come una cosa normale. E la Madonna ci sta chiamando, ritornate a Dio perché comandamenti di Dio, Dio le ha dato e ha detto cammina retto, a quel punto vivrai bene, perché se poi noi cominciamo ad andare storto, andiamo, tutta la nostra vita va storta. E Dio ci ha dato comandamenti per dire siete stati scelti, siete chiamati a vivere bene, per dire nel comandamento di Dio un uomo è chiamato a vivere bene, di essere bene per altro, un cristiano è chiamato di essere gioia per altro, perché se noi crediamo profondamente, il nostro futuro lo vediamo positivo, lo vediamo bene, perché come si dice, Dio non cade una foglia che Dio non la voglia. Se noi davvero crediamo in questo, anche questa pandemia è un invito a noi con tante difficoltà, perché, ma adesso, come si dice, che oro si misura nel fuoco, per dire, se è una cosa di oro, dicono che si misura con fuoco, così anche noi oggi siamo nel fuoco, nelle difficoltà, ma stesso momento siamo chiamati di essere bene, non male, bene, perché quel momento noi trasmettiamo la nostra preghiera e preghiera non è solo ripetere le parole, ma di più. La Madonna dice, uno che prega non ha paura di futuro. Questo l'ho detto tante volte, anche all'inizio di questo millennio. E noi Senti siamo Maria, chiamati proprio questo. e qui la Madonna dice invito, vi invito di nuovo, e difatti già come dicevi bene tu, ci ha detto ritornate a Dio, ritornate ai comandamenti, è da parecchi mesi che nei messaggi del 25 ripete queste parole, ritornare a Dio. Tu Maria, secondo te con questa pandemia la gente sta un po' tornando a Dio? Oppure no, perché quello che risulta è questo, che dopo che le chiese sono state riaperte, soltanto il 30% di chi le frequentava è tornato a pregare. Cioè, a te sembra che ci sia un risveglio della fede o il contrario? Sì, dipende, per dire, io ho visto, noi ci scherziamo che a Medjugorje, intorno a Medjugorje, tantissime persone hanno ritornato, le famiglie soprattutto, sono ritornate nella preghiera. Poi grazie a Dio che ci sono nati tanti gruppi di preghiera che sono collante per tante persone e anche punto guida per le persone, ma c'è tanta confusione. C'è tanta confusione, soprattutto con questa scusa di paura, tantissima gente non va in chiesa più, perché c'è questa, io lo dico, ideologia che ci stanno inculcando, che noi siamo male per altri, perché noi con la nostra presenza portiamo la malattia, portiamo, come si chiama, Covid. E così come anche Don Giovanni Ercole ha fatto un filmino per dire, sembra che punto dove c'è la trasmissione di Covid è solo la Chiesa.
E c'è questo messaggio negativo e la Madonna ci sta proprio per questo chiamando alla connessione personale. Io credo, ci sono anche tanti fattori che credere non è più moderno, credere non, come da noi che hanno cercato durante il comunismo. Hanno cercato di inculcare che la fede è fede dei nostri nonni, non nostra. Perché noi non abbiamo, siamo più, come si chiama, più intelligenti, più sopra la fede, perché la fede è una cosa troglodita. Invece la Madonna ci dice che ci chiama alla connessione personale, perché quando abbiamo avuto incontro con Dio, quando abbiamo avuto personale incontro con Dio, a quel punto nessuno può, nessun uragano, nessuna ideologia, nessuna pandemia non ci ferma, perché noi abbiamo incontro con Dio e la Madonna questo stasera ci chiede. Ritornate e cominciate a vivere una vita con la connessione personale, cambiando la nostra vita nel bene. Per dire, se noi cominciamo a cambiare male nel bene, a quel punto frutto è gioia, gioia in Cristo. Cominciamo a essere questa ricchezza, questa gioia per dire io sono cristiana, grazie alla morte di Gesù sulla croce, io non morirò mai. E questa è la nostra fede. E Eh uno sì. che vive, uno che vive nella fede, a quel punto dice anche il corpo. Anche il corpo se muore, ma io non morirò mai perché io sono vivo grazie alla morte, alla risurrezione di Gesù che è morto per me, per te e per noi. E questa è la fede e questa è la speranza di tutti noi. Per dire, noi sappiamo, martiri, soprattutto noi sappiamo Colosseo e tantissimi posti dove hanno ammazzato martiri che cantavano perché credevano. Io non dico che dobbiamo andare, non lo so, oggi i nostri giovani devono andare nelle discoteche dove sappiamo che c'è tante volte Covid e andare a cercare il Covid, eccetera. Io dico, dobbiamo fare attenzione, perché c'è questo male, ma con male ci sono tante ideologie che ci stanno distruggendo, che ci mettono paura, che ci mettono tante cose e la Madonna proprio per questo ci sta, dice. Che tempo di grazia. E ci chiama, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera, affinché la preghiera diventa gioia per voi. E questa è la cosa che è chiara. Io stasera guardando questo messaggio ho detto, non c'è niente di nuovo. La Madonna ha già detto tutte queste parole. Pregate, pregate, pregate. Quante volte l'ho detto? Ma quanto noi davvero crediamo in queste parole. E la Sì, Madonna ha Maria. detto, la Maria, Madonna ci ha detto. volevo dirti questo proprio, che anch'io leggendo il messaggio, la cosa che mi ha colpito di più è che noi ci troviamo di fronte a una situazione sociale, politica, mondiale, dove ci sentiamo impotenti, di risolvere i problemi, cioè ci sentiamo quasi incapaci di fare qualsiasi cosa. Quasi schiacciati, no, dalla gravità delle cose. E invece la Madonna ci dice che tutto si può cambiare incominciando con la tua personale conversione che dipende Esattamente. solo da te. E male finirà e pace regnerà nei nostri cuori e nel mondo. E nel E la Madonna, mondo, questo è e bello. questo che mi ha dato speranza stasera, perché tu prega, tu pensa a te, convertiti, tu cerca di cambiare la tua vita. Poi con la nostra vita, dice male. Io penso male, male di questo oggi Covid, male di queste ideologie, male che tante volte vedi le persone che dici, ma com'è possibile che una ragazza di 15 anni convive con un uomo di 70 anni, che non è normale. E convivono, un nonno convive con la nipote come marito e moglie. Com'è possibile? Per dire, sembra che c'è tutto sotto sopra. E non c'è
anche questa umanità, c'è sfruttamento, c'è tante cose negative, tante cose mali, anche quello che oggi non abbiamo reali notizie, perché è tutto confusionario, tutta una confusione. E un giovane oggi, un uomo che vuole sapere la verità, non la trova, non la trova perché sono sotto lobby, sono sotto notizie, i personaggi che sono fasulli tante volte, che ci trasmettono come notizia certa. Poi dopo poco tempo tu vai a cercare e è una notizia fasulla. È tutto un po' costruito un castello con la carta. E oggi dico, maledetto uomo che confida nell'uomo. Oggi la situazione è proprio questa. E ci stanno mettendo come una cosa vera e le cose che non sono per niente vere. E questo è il problema. Maria, senti, io per esempio trovo che attraverso i messaggi della Madonna noi riusciamo veramente a sapere com'è la situazione nel mondo, parlo della situazione spirituale, morale, esistenziale nel mondo, per cui possiamo sapere come stanno veramente le cose e purtroppo la Madonna ha detto che Satana regna e vuole distruggere le vostre vite. E il periodo sul quale viviamo, per quello ci dice pregate, pregate, pregate. Esattamente, ma soprattutto quando la Madonna dice pregate, 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 vuole dirci io conto su di voi. E la Madonna ci sta ripetendo il valore della preghiera, perché noi tante volte diciamo, è come uno che dice io faccio la yoga, perché sono tecniche, invece la preghiera non è questo, non è yoga, non è una tecnica, la preghiera è cuore. E quando c'è questo incontro io e Dio, perché questo la Madonna punta, mio incontro con Dio, nella verità. Non che mi vedono che sono bella, che prego, ma proprio nella verità, io e Dio. E quando abbiamo costruito questo incontro, io con quello che mi ha creato, che mi ha immaginato nel grembo della mia madre quando ancora non c'ero, a quel punto, quando io ho la sicurezza in quel Dio che è sopra ogni cosa, a quel punto la Madonna ci ha detto pregate, digiunate, con la preghiera e con digiuno anche le guerre si possono allontanare. Quante volte ha detto? Lo abbiamo sperimentato nel tempo di guerra, la Madonna ha detto pregate, digiunate. Io mi ricordo Arcivescovo Frane di Spalato che mi diceva che lui, quando è cominciata la guerra, ha detto, io ho cominciato a vivere messaggi della Madonna. Un arcivescovo della diocesi di Spalato ha detto, poteva bruciare come un fiammifero la città perché era piena di munizioni. A un certo momento quelli che erano contro di lui hanno detto, noi non vogliamo che queste armi vanno a sparare contro le persone. Cosa facciamo? Sono venute durante la notte da lui quelli che hanno fatto tutta la vita la guerra con lui, perché erano comunisti, ma a un certo momento sono venuti da lui e ha detto aiutaci. E lui ha detto buttiamo tutto nel mare, così non ammazzerà nessuna persona. Hanno fatto, la città di Spalato è stata salvata, ma l'arcivescovo ha detto, ma noi abbiamo creduto, pregato. Che è esattamente quello che è successo. Abbiamo pregato, digiunato per la protezione da Dio per la città di Spalato. Non ne è morto neanche uno. E questo abbiamo testimonianze di tante persone. A un momento quando hanno cominciato a pregare, a confidare nel Signore, Signore ha cominciato ad ascoltare la loro preghiera. Non perché il Signore dorme, ma perché noi apriamo cuore e poi Signore opera nella nostra vita e io penso che anche noi in questo momento, quando la Madonna ci dice pregate, pregate, pregare, pregate, io dico dobbiamo pregare, dobbiamo convertirci e dobbiamo cercare di seminare bene, soprattutto come la Madonna dice, ritornate a Dio. Senti un po', Maria, questo triplice pregate
è la grande arma che la Madonna ci ha messo in mano, no? Ma secondo te una mamma di famiglia come sei tu, come concretizzeresti la preghiera nella tua vita quotidiana? Quando, che cosa? Ovviamente ci vogliono anche i tempi di preghiera, ci vogliono anche le preghiere che la Madonna ci indica, il rosario, prima di tutto la messa. Poi però bisogna anche cercare di santificare tutto, anche le cose più semplici, più materiali, con l'amore di Dio. Esattamente, perché poi ognuno di noi è umano e c'è un continuo la battaglia, umano e divino. Noi siamo umani e divini, il Signore ci chiama di essere più divini che umani. Purtroppo il mondo ci porta all'umano e questa è proprio quella battaglia dentro ognuno di noi. E io dico, uno che prega ha sempre più desiderio di pregare, di santificarsi. Io non dico santificare, di convertirsi, per dire siamo chiamati, io mi ricordo la Madonna ci ha chiamato, siete tutti chiamati al cammino della santità. Grideremo come abbiamo fatto per Giovanni Paolo II, subito santo, ma nel frattempo siamo nella valle di lacrime. Dobbiamo offrire, soffrire, penare, rinunciare, tante volte anche quando siamo nel giusto. Anche tante volte tacere e abbiamo voglia di gridare. Io mi ricordo tanti anni fa, la mia mamma, che ormai era comunismo, poi tutto quello che abbiamo passato, primi anni, primi giorni dell'apparizione, ci ricattavano, ci portavano in ospedale, dappertutto. E poi decidevano tante cose. Alla fine, dopo nella televisione si vedevano che questi erano rubati, hanno rubato nella politica, li hanno accusato qua e la mia mamma diceva, guardava la televisione e diceva, ladro, 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 e noi dicevamo, ma mamma, ma come ladro? Loro sono ladri. Io ho detto, ma non sono tutti uguali. E cercavamo di dire, ha detto, ma guarda, se c'è una persona che è onesta, fa bene anche altri, anche per dire. Se una persona nell'ospedale cercherà di trasmettere bene, non ammazzerà le persone come oggi ci sono abortisti. Io mi ricordo una volta un primario di un ospedale importante italiano, lui era abortista e mi ha detto, ma sai, se io non porto questa ragazza a abortire perché lei ha deciso di abortire, a quel punto andrà in una clinica. E gli faranno un macello che non potrà avere altri figli. Ho detto, queste sono scuse. Abbiamo litigato fortemente e abbiamo cominciato a discutere per dire, guarda, questo bambino è un dono e questa mamma può, come tante volte è successo, lei è rimasta incinta, non vuole bambino, lo hanno dato in adozione. Questo bambino è stato gioia per una famiglia che non ha potuto avere figli. E tante volte in tante cose è così. Nella politica, nella sanità, nella televisione, nelle informazioni, tanti ambiti, anche nelle famiglie, perché tante volte nelle famiglie non c'è equilibrio, quell'equilibrio che San Giuseppe, Sacra Famiglia, la Madonna, Gesù. Non c'è. Se non c'è rispetto, figlio verso padre, o madre verso padre, o padre verso madre, figlio se. Per dire se c'è confusione, e oggi c'è confusione, con questa scusa di libertà, giusto? Allora, E Maria, io per so questo che dobbiamo cercare di mettere una tabella di cose importanti. Cosa è? Io mi ricordo, mi hanno regalato un scritto, chiedere perdono, per dire che io. Tante volte durante il tempo di Covid, anche in casa mia, avere quella umiltà e dire ho sbagliato, chiedo perdono uno l'altro, soprattutto quando eravamo in casa, perché non potevi dire sbatto la porta e esco fuori, ma stare dentro la casa e cominciare a dire ho sbagliato, mi sono alternato, come si chiama, arrabbiato, io chiedo scusa. E anche un gesto di umiltà per la persona, anche un gesto di crescita umana,
personale, soprattutto per un giovane arrivare, perché tante volte io sono mio dovere, o telefono azzurro, come si dice. No, c'è c'è regola, onora madre padre, giusto? Senti Maria, so che hai i tempi limitati e andiamo verso la fine. Volevo dirti questo. Dunque, io questo messaggio come te l'ho sentito come un appello a decidere personalmente, perché Madonna ci dice che noi possiamo fermare il male nel mondo col nostro bene personale, con la nostra fede, con la nostra conversione. Allora, che decisioni concrete ci suggerisci di prendere, avendo sentito questo messaggio, per metterle in pratica in questo mese? Ma la Madonna ci ha detto, cominciate con la vostra personale conversione. Cosa significa? Ritornate a Dio, ritornate alla preghiera, ritornate ai sacramenti, perché noi abbiamo quel messaggio che sempre abbiamo ripetuto tutta la nostra vita, messaggio di la Madonna si è presentata pace, perché Dio è la pace. La Madonna ha detto preghiera, la Madonna ci ha chiamato digiuno. Ci ha chiesto sacramento, digiuno di peccato, rinunciare al peccato e tutte le opere maligne. Sacramento della, la Madonna dice, sacramento della confessione, sacramento di Certo. pace con Dio e la Santa Messa come culmine. Quelle cinque pietre contro Golia, come diceva Padre Iosa tante volte quando predicava a pellegrini. Noi oggi abbiamo, noi sappiamo esattamente cosa dobbiamo fare. Noi non abbiamo futuro senza Dio. Non abbiamo neanche vita eterna. Significa ritornate a Dio, ritornate a convertirvi. Perché parlare c'è tanto da parlare, ma la cosa più importante nell'umiltà è riconoscersi peccatore, che abbiamo bisogno di aiuto di Dio, che ci, soprattutto in questo momento, quando ogni giorno prego che il Signore ci libera da questa pandemia, ma non soltanto, che ci libera da tutte le conseguenze, perché confusione, maldicenze, tutte queste notizie false, io sempre dico, nel questa falsità non possiamo vivere tranquilli, perché poi uno che è negativo diventa sempre più negativo, perché guardando la televisione io vedo tante volte anziani, ah, televisione ha detto Dio che parla, perché ormai li mettono televisione davanti e dai, ogni giorno cosa diventi? Una persona negativa. Invece il Signore ci chiama di vincere male e combattere con la pace, con la preghiera, con cuore, e con la gioia nel cuore, perché il Signore vincerà, perché la Madonna è arrivata e ci ha detto questo è tempo di grazie, io sono con voi, la Madonna è con noi, e anche questo momento difficile, è difficile, ma lei alla fine ci porta verso il suo figlio Gesù, che è morto per salvarci, e questo deve essere l'ultimo messaggio, e più importante, che il Signore è la nostra speranza nel tutte le difficoltà. Poi sono passate tante pandemie, tanti virus, lebbre, colera e non lo so cosa. Anche questo passerà. Ma cosa noi avremo come la lezione dopo tutto questo? Ho notato, Maria, se concludiamo, ho notato con piacere che la Madonna ha messo "sono con voi" all'inizio e poi alla fine l'ha ripetuto "sono con voi" Esattamente, due volte, all'inizio e intercedo alla per fine. voi. Cioè, col "sono con voi", come dire, io mi sento tranquillo, capita quel che capita, ma se c'è la Madonna mi sento molto tranquillo. Anche io ho detto, ma guarda, dall'inizio fino alla fine la Madonna ha detto, è con noi, per dire, non lo so se avete capito, sono con voi, per Sì. dire, non agitatevi, sono con voi, state sereni. Certo, grazie Maria. Adesso Grazie concludiamo con la preghiera. Amen. a Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. L'anima mia, Magnifica il sai, Signore. Signore.
e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si estende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha innalzato i superbi nel profondo del loro cuore, ha sgusciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e la terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Se non lodati Gesù e Maria. Sempre sia lodato Gesù e Maria. Regina della pace. Prega per noi e per il mondo intero. Grazie di cuore Maria, ti raccomando tutta la grande famiglia di Radio Maria. Con tutto il cuore, sempre uniti nella preghiera, offriamo alla Madonna, a buon Dio, tutti i nostri piccoli sacrifici, le nostre preghiere, affinché il Signore ci libera e ci aiuta anche nel questo cammino che stiamo andando verso settembre, dove ci stanno buttando tante idee che pandemia ritorna, eccetera. Noi invece preghiamo che il Signore ci libera e ci dà la serenità del cuore e la libertà di anche muoverci, perché a Medjugorje abbiamo visto che pellegrini non ci sono perché non abbiamo libertà di andare, eccetera. Così preghiamo che si fa la volontà di Dio, ma non di uomo, perché uomo non è capace, diciamo, ma Signore, per Signore è possibile tutto. Così preghiamo insieme e offriamo piccoli sacrifici, anche andando, guardando, perché il prossimo grande evento che sarà a Medjugorje è la Santa Messa sulla collina del Križevac, e guardiamo la croce come la nostra speranza. Certo. Ecco, con questo saluto e con la speranza, come la Madonna ci ha sempre ripetuto, sono che lei è con noi, e con gioia nel cuore che l'abbiamo, che non ci abbandona, preghiamo insieme e offriamo con cuore quello che abbiamo nel cuore, le nostre difficoltà, e soprattutto offriamo alla Madonna che si realizza suo progetto attraverso questa presenza straordinaria che ci sta guidando durante questi anni. Certo, grazie di cuore Maria. Buonanotte Padre Livio, e grazie anche a te. Della regia della pace di oggi 20.